Come sappiamo, la musica ha sempre avuto un'importanza fondamentale fin dalla fondazione degli oratori da parte di Don Bosco. Abbiamo delle fotografie nelle quali lui è raffigurato insieme alla banda musicale, una banda musicale piuttosto completa, il che dimostra la particolare cura che l'aspetto musicale rivestiva ai tempi in cui Don Bosco si occupava dell'educazione dei ragazzi. La presenza di un organo come questo nella Basilica Madre dei Salesiani ci conferma che la musica mantiene una sua continuità e una sua tradizione. Non è sempre esistito un organo di questo genere. Attorno al 1870, quando la basilica era ancora più piccola e non esisteva la seconda cupola, esisteva un organo costruito dai fratelli Lingiardi, un organo meccanico più piccolo di questo, con una pedaliera più piccola, che si trovava sopra l'entrata della basilica stessa. Poi, verso l'inizio del Novecento, l'organaro Vegezzi Bossi ampliò considerevolmente quell'organo, aumentando il numero di registri, e questa operazione fu portata poi a compimento proprio nel 1938-1940 da un altro organaro, il Tamburini, il quale poco dopo appunto la canonizzazione di Don Bosco avvenuta nel 1934 ebbe l'incarico di costruire e di completare un organo di questo genere, con una console così complessa che prevede un numero di registri molto alto, circa una novantina, con un numero di canne, come si potrà vedere da lì, altissimo, circa 5100 canne. Questo è l'organo più grande del Piemonte, infatti. Ecco, dicevo che l'interesse che i salesiani hanno avuto nei confronti della musica si manifesta proprio così: uno strumento che possa animare le celebrazioni attraverso la ricchezza dei registri, attraverso la forza dell'intonazione e del suono che esce fuori da queste canne e che consente di mantenere un'atmosfera estremamente solenne e significativa a livello religioso.